Francesco Martinelli è il nostro direttore, Maria Giovanna Cassa, la nostra antropologa che ci racconterà appunto del lavoro che ha portato avanti in questi anni. E niente, questa è la mia presentazione basica. Poi farò invece qualcosa di più approfondito. E così siamo qua, insomma, vediamo un po' quando partire. Aspettiamo le 9 almeno, no, le 10, scusate, almeno così siamo giuste. Poi tu fortunatamente hai risolto il problema del quaderno, quindi già siamo a buon punto. È molto carina questa cosa, che siamo tutti un po' in casa e un po' fuori casa. Questa sì. Permeabilità fra il dentro e il fuori è curiosa. Questa membrana. sul permeare abbiamo già ragionato, no? Sulla permeabilità. Bah, vediamo. Vediamo se davvero siamo permeabili. Ma è già connessa anche Nausica, sai se poteva essere presente? Allora, lei mi ha scritto che avrebbe partecipato, però non la vedo, magari sai, poi proviamo a chiamarla così. No, però... ma ti spiego, non è perché, come sai, volevo un po' concludere con alcuni stimoli per il workshop, e se lei fosse presente potrebbe essere occasione per condividere un po' questi stimoli e magari aggiungere anche, visto che saremo insieme nei workshop. Lei ho visto che alla fine della suo seminario aveva mandato qualche input, io ne mando altri, poi vediamo se è già occasione per combinarli questi input. Intanto vedo che gli studenti stanno arrivando e ringrazio tutti perché insomma è un momento importante anche di confronto, quindi vediamo di crescere. Vedo 110 presenze. Stiamo arrivando, dai. Andiamo bene. E così. Io oggi sono a casa, ho deciso di restare a casa. Speriamo che la belva Danny, che tu conosci, Francesco, non dia il meglio di sé. Speriamo di no, dai. Almeno ora poi io toglierò il microfono, quindi non mi sentirete, però si è già attivato un paio di volte. I miei studenti lo conoscono tutti ormai. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Professor Gobbi? Sì, sono io. Buongiorno. Buongiorno. Ah, ciao Marcello. Certo, chi hai salutato te, scusa. Ma era una voce che dice buongiorno, io dico buongiorno. Ah, ok. Niente, se non mi vedete spengo anche la telecamera a questo punto. Ti abbiamo visto adesso? Io ti vedo adesso. Adesso, anch'io adesso. Al nostro direttore, guarda. Visto. Allora, che facciamo? Beh, un minuto e iniziamo, dai. Ok. Io non sono più disgregata, vero? Vediamoti. Sei perfetta. Oh, meno male. È un po' quando ti muovi che lasci una scia di te. Vabbè, tanto poi condivido lo schermo, quindi poi non mi muoverò più di tanto. Non sono capace a stare ferma, mai. Né davanti allo schermo né nella vita. Meglio. Così. Prendi più input. Marisa, stai registrando tu? E tu hai fatto partire la registrazione? Sì, è già partita. È già partita prima. Sì, no, lo vedo che è avviata. Non spero. Perfetto. Sì. Va bene, dai, iniziamo, cosa dite? Ok. Sì, no, io ci tenevo a salutare la nostra appunto gradita ospite, Maria Giovanna Cassa, come direttore, devo dire personalmente che tutto quello che riguarda l'antropologia mi interessa, è un ambito molto, molto, molto legato a noi, all'Accademia di Belle Arti, la visione umanistica antropologica dell'Accademia di Belle Arti. Saluto gli studenti, vedo che sono in tanti, sempre contento quando c'è curiosità e partecipazione. I docenti, abbiamo visto Marcello Gobbi, ma saluto anche gli altri docenti anche se non li vedo. E ovviamente ringrazio la coordinatrice Camilla Rossi per questo evento, questa conferenza, workshop di stamattina. Non voglio portare via come al solito troppo tempo, questa parte diciamo istituzionale
è giusto farla, ma credo che i protagonisti sono gli studenti, siete voi, e come dico sempre... Aspetta un attimo. Come dico sempre, quando ci sono questi eventi, ci sono le lezioni istituzionali, ovviamente, che frequentate durante l'anno accademico, ma questi incontri sono ciliegine proprio, sono approfondimenti, incontrate professionisti che vi possono, tra virgolette, aprire una visione maggiore, a una consapevolezza maggiore. Siamo in un'accademia di belle arti, anche se si insegna fotografia piuttosto che pittura, graphic design, architettura di interni, decorazione, eccetera, viene richiesto da parte dello studente, oltre ad apprendere le tecnologie, le metodologie delle varie professioni, viene richiesto fortemente di far crescere e coltivare l'aspetto culturale e quindi una parola di consapevolezza. Questi incontri sono proprio, uso questa parola un po', degli Stargate su delle visioni, su delle conoscenze che potete direttamente ascoltare dalla viva voce di questi professionisti. Quindi ringrazio ancora la dottoressa Maria Giovanna Cassa di essere tra noi stamattina e vi auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie Francesco Martinelli, grazie mille. E adesso faccio una piccola introduzione, e così insomma sono molto contenta di avere Maria Giovanna nella nostra accademia, che continua un po' il percorso che abbiamo iniziato la settimana passata con Nausica Pezzoni, che ho visto che è presente, grazie. E io Maria Giovanna la conosco da un po' di tempo e ci siamo confrontate spesso su alcune questioni che riguardano la vita e l'abitare alcuni spazi, e alcuni spazi li abbiamo abitati insieme, nel senso che abbiamo portato avanti dei progetti, un progetto in particolare insieme, e abbiamo creato questo tipo di connessione tra di noi. Adesso ci troviamo in un momento un po' particolare, non io e Maria Giovanna, ma in generale, e così, dove la nostra connessione con la città è un po' cambiata e ci accorgiamo anche di quanto siamo cittadini stando a casa, credo, e anche dell'importanza che la città, grande o piccola che sia, può avere nella nostra vita di tutti i giorni, perché nella città, almeno personalmente, nel costruire la mia esperienza di vita, di persona che la vive, ho trovato sempre i miei spazi di libertà e di libertà e anche di scoperta che in nessuna abitazione diciamo stabile ho mai trovato. Quindi credo che in questo momento sia importante lavorare anche su questo aspetto e prendere un po' il guardare la nostra casa come occasione per ripensare anche il mondo al di fuori di noi. E quindi con le relazioni che inneschiamo naturalmente e quelle che naturalmente ritornano, insomma. E tutta questa riflessione anche per, credo che poi Maria Giovanna parlerà anche di questo, anche per dire che la nostra città sta cambiando e siamo noi che dobbiamo gestire il cambiamento con la nostra sensibilità e con l'intervento di ognuno, ecco. Dunque io adesso lascio la parola a Maria Giovanna Cassa, la nostra antropologa, che ci racconterà dei suoi progetti recenti, e quindi ti lascio la parola e ti ringrazio tantissimo per essere presente oggi. Ti lascio la parola. Grazie mille Camilla e grazie sicuramente di questa opportunità. Sono contenta ed emozionata di poter parlare in questo momento proprio così particolare di questa città che ci sta cambiando sotto gli occhi, che cambia e che stiamo abitando sicuramente in un modo totalmente nuovo e diverso. Sicuramente questo periodo di pandemia ci ha interrogato sotto tantissimi punti di vista, ha interrogato tutti gli aspetti della nostra vita e quindi sicuramente anche il modo in cui noi interagiamo negli spazi sia privati che pubblici. Quindi sicuramente
è un momento di particolare riflessione, anche a volte dolorosa, sicuramente. In realtà le cose di cui parlo oggi sono varie e spalmate su un periodo di tempo piuttosto lungo, di circa 8, intorno a 8-10 anni, che è il periodo in cui, da cui ho cominciato, diciamo, a occuparmi e a interessarmi del tema della città e dello sguardo dell'antropologia sulle città. Adesso vi condivido un po' alcune immagini e la presentazione, così poi partiamo, entriamo subito nel vivo. Ok, ditemi per favore se vedete. Sì. Okay. Sì, sì. Perfetto, è rassicurante che per adesso tutto procede bene. E vediamo. Il titolo di questo seminario di oggi è appunto lo sguardo dell'antropologia sulla città, l'antropologia che vede la città come uno spazio in continuo cambiamento, in continua costruzione e in costruzione reciproca con coloro che la attraversano e la abitano. Come vedete qua, vedrete nel corso del seminario, ho mescolato immagini di diversi spazi urbani. Questo in particolare è la città di Casablanca, dove ho condotto la mia ricerca di dottorato. Ma ho immaginato anche che una delle prime domande che probabilmente possono emergere alla mente quando si pensa a antropologia e lo sguardo dell'antropologia della città è un po' che cosa c'entra l'antropologia con le città. Perché? Perché è vero che nella storia dell'antropologia c'è una particolare attitudine al guardare lontano, e l'immaginario anche che spesso si ha degli antropologi e di questi viaggiatori, piuttosto che comunque ricercatori sociali, che puntano e rivolgono il loro sguardo a contesti altri, esotici, a situazioni in cui si analizzano riti e abitudini diverse e lontane rispetto alla nostra realtà. Oppure immaginiamo che l'antropologia possa essere una disciplina che ha qualcosa da dire in tutti quei contesti di contatto fra soggetti venuti da lontano, da contesti extraeuropei, che necessitano di un periodo di strumenti per essere traghettati in un contesto nuovo e diverso per loro, come può essere quello della realtà delle nostre città e dell'Italia, per esempio. Sono sicuramente immaginari che hanno la loro radice importante, e che effettivamente, su cui effettivamente l'antropologia ha rivolto la propria attenzione, ma per esempio gli antropologi lavorano sempre di più e molto spesso anche in contesti urbani. E qui sotto vi ho messo appunto due immagini delle due ricerche, delle principali ricerche che ho compiuto negli ultimi anni, che sono appunto una riferita alla nuova migrazione italiana in Marocco, in modo particolare in due grandi città, Casablanca e Marrakech, e in cui mi sono appunto occupata di come gli italiani e soprattutto le donne italiane interagiscono fra di loro e all'interno di questa metropoli molto grande, quindi qualcosa che sì, è in un paese altro, ma è tutt'altro che esotica in qualche modo. Ecco, l'immaginario di una, vedete questa immagine, assolutamente non ha poco di quell'esotico che possiamo immaginare dell'antropologia. La ricerca di cui oggi vi parlo in maniera un pochino più approfondita e più estesa è la ricerca che ho compiuto ormai qualche anno fa nel quartiere di San Polo di Brescia, in modo particolare in un contesto specifico, che è quello della Torre Cimabue all'interno del quartiere di San Polo. Una ricerca che, se è vero che non è recentissima, credo che per la riflessione aperta da Nausicaa Pezzoni durante lo scorso incontro e per gli interessi che così Camilla Rossi mi ha raccontato fossero un po' dell'Accademia, mi sembrava particolarmente interessante per alcune questioni che oggi andiamo a vedere insieme. E quindi, insomma, che cosa c'entra l'antropologia?
non do per scontato che tutti abbiamo un'idea di che cos'è l'antropologia, in modo particolare di che cos'è l'antropologia urbana. L'antropologia di che cosa si occupa? L'antropologia si occupa di che cosa fanno le persone nel loro contesto insieme alle altre persone con cui condividono questo contesto. E in modo particolare si interessa al come le persone danno significato a tutte le loro pratiche. E qui vi ho messo alcune semplici immagini che veramente sono pescate qua e là da internet, non sono immagini così particolari, ma semplicemente perché ciò che ci interessa è comprendere che in qualsiasi azione, e soprattutto in qualsiasi azione che viene condivisa, in qualsiasi azione c'è una dimensione relazionale importante e sociale importante, che sia il riconoscersi in una subcultura piuttosto che in un'immagine di sé, che sia per esempio quella di ritrovarsi insieme per costruire una casa in paglia e terra cruda e decidere di stare in una maniera tangenziale rispetto a un sistema abitativo, piuttosto che il dell'intrecciare un cesto, o partecipare a un rito di passaggio importante, ben lontano dall'essere appartenente a società esotiche lontane, oppure che sia il mangiare e il preparare il cibo insieme. In ognuno di questi gesti ci sono dei significati e c'è una costruzione simbolica importante che emerge proprio nella relazione, nell'interrelazione fra le persone e il proprio contesto sociale, il proprio ambiente. Quindi l'interesse dell'antropologia e gli antropologi in qualche modo ficcano il naso ovunque ci siano delle persone che interagiscono fra di loro e interagiscono con il loro ambiente, domandandosi appunto in che modo danno senso alle loro azioni e in che modo i rapporti di potere di quel contesto sono inscritti sia nei discorsi, cioè nelle cose che le persone dicono di sé e costruiscono, e nelle immagini e negli immaginari di sé che le persone costruiscono, sia appunto nelle scelte e nelle pratiche concrete, appunto, che sia il costruire una casa, cucinare o decidere di aderire a un modello di bellezza. Quindi essenzialmente l'antropologia culturale si interroga su tante di quelle cose che, in qualche modo, anche su quelle parole che molto spesso utilizziamo anche nel linguaggio comune e che sono molto contenta che in qualche modo siano già emerse come elementi di riflessione anche nell'incontro che avete già fatto con la Musica Pezzoni. Per esempio le parole cultura, la parola cultura è una di quelle cose su cui l'antropologia culturale ovviamente ha riflettuto molto e ha discusso molto, ma anche il termine identità e anche il termine città e che cos'è casa vengono visti come delle categorie, cioè come delle parole che vengono riempite di significato e di un significato che non è in sé, che non è un significato fisso, ma che anzi è un significato che è variabile, che può modificarsi nel tempo o che può modificarsi con l'uso e con l'uso che le persone ne fanno e anche con le pratiche che vengono inserite dentro questa idea di che cos'è la cultura, di che cos'è la città, di che cos'è la mia casa. E quindi questa dimensione anche relazionale che riempie di significato tutte queste parole, questi concetti che noi utilizziamo per descrivere il nostro mondo sono cose su cui riflette l'antropologia. E oggi in particolare appunto riflettiamo un po' su come le persone ragionano sulla... Mi sentite? Io sento tutto a posto con l'audio, si sente? Si può più andare a casa. Mi sento molto bene, ma sento che qualcuno ha il microfono aperto. Marisa, puoi intervenire in qualche modo, per favore? Okay, no, perché siccome io mi appassiono in questi discorsi, se riuscite dei problemi, a farci fermatevi. Relatrice a chiudere i microfoni? E quindi... Gli ospiti dovrebbero chiudere i microfoni, non so chi l'ha aperto. Non tocchiamo niente di quello che l'immagine. Marina Oliviero, credo che lei abbia... Ok, grazie. Grazie mille, scusate. Come dicevo, fermatevi se ci fosse qualche problema, perché poi io nel fervore della descrizione, nel raccontarvi dell'antropologia, poi mi perdo e quindi fermatevi se ci fosse... Parte la passione, no? E quindi dicevo, queste parole che sono di fatto dei concetti che riempiamo di significato e riempiamo di pratiche, sono quella cosa che interessa l'antropologia culturale, che si interessa a queste parole appunto non perché ritiene che in queste parole ci sia un'essenza immutabile, che sta nella vera verità, non va alla ricerca della vera verità dell'identità, ok?
ma proprio nella dimensione negoziale e co-costruita di tutti gli elementi che contribuiscono a dare e a riempire di significato, di simboli e di pratiche queste categorie, che vengono viste proprio come prodotti di un processo specifico, in un luogo specifico, in un tempo specifico. Quindi qui torniamo a quel discorso importante che se l'antropologia è nata nella riflessione sull'altro e sull'altro anche lontano, ha potuto sviluppare tutta una serie di strumenti metodologici e teorici che gli permettono di situare e di comprendere delle situazioni e di analizzare e porre buone domande su delle situazioni proprio a partire da quel luogo specifico e da quel contesto specifico, senza in qualche modo imporre delle precomprensioni che generalmente sono quelle del ricercatore. Quindi tenta di fare un po' questa cosa e tenta di farlo anche come nella sua branca, nella sua riflessione specifica sulla città, che è quella portata avanti dall'antropologia urbana, che nasce proprio in un'interazione sulla frontiera e all'intersezione con altre discipline come la sociologia, che comunque tradizionalmente ha questo interesse particolare per le società e per le società più ampie, le società occidentali e le città anche, ma che pone allo sguardo della città, e che è nata appunto ai primi del Novecento, nella prima metà del Novecento, proprio all'emergere di alcune domande su città che vedevano una grande presenza di gruppi con provenienze straniere, piuttosto che sulla trasformazione delle città in contesti altri, sotto la spinta della colonizzazione o comunque della crescita degli scambi e dei contatti fra diversi paesi, e quindi sotto questa spinta che oggi chiamiamo della globalizzazione. Tutti questi contesti che erano proprio lì, che facevano emergere le frizioni, le differenze, le diverse visioni, i diversi punti di vista, i diversi modi di vivere la città e anche le dimensioni conflittuali che emergevano nella frizione fra questi confini, interrogavano fortemente la prospettiva dei ricercatori sociali. E da lì, proprio da questa frizione, da queste domande nate all'interno di città che stavano cambiando, nasce proprio l'antropologia urbana. Questo giusto per fare un minimo di quadro rispetto alla disciplina che oggi abbiamo. Però per capire un pochino alla fine a noi perché ci interessa l'antropologia e perché oggi parliamo di antropologia, ho pensato di fare un passo nella nostra realtà bresciana, e raccontarvi di questa ricerca che si chiama San Polo dal decimo piano, un'etnografia di un quartiere di Brescia. Non credo che ci sia molto bisogno di spiegare dov'è San Polo e cos'è San Polo, perché immagino che fra il pubblico ci siano principalmente persone che vengono da Brescia e che quindi hanno sicuramente un'immagine e un immaginario di questo quartiere, che è un quartiere molto interessante dal punto di vista di un ricercatore sociale. E per me, che stavo preparando una ricerca di tipo etnografico all'interno appunto del contesto dell'antropologia urbana, San Polo presentava tutta una serie di elementi molto interessanti. È appunto questo quartiere di Brescia che è stato costruito, la cui costruzione è iniziata alla fine degli anni 70 e che è continuata poi insomma per i primi anni degli anni 80, e che di fatto a oggi è ancora un quartiere quantomeno controverso, nato da un progetto che voleva essere un progetto vicino alle necessità di trovare spazio e un ambiente urbano vicino ai bisogni delle persone, bisogni sia di tipo economico e abitativo, sia anche legato ai bisogni di abitare degli spazi verdi. San Polo è ancora oggi un quartiere con una grande quantità di spazi verdi e quindi pensato per avere tutta una serie di camminamenti, passaggi pubblici, passaggi pedonali, che permettevano agli abitanti del quartiere
di non avere una commistione fra auto e pedoni, e quindi fatto con tutta una riflessione importante rispetto all'abitabilità. Ecco, è stato sicuramente un quartiere di iniziativa pubblica progettato. La prima cosa che quando mi sono avvicinata a questo quartiere sentivo il bisogno di fare era quello di mettere insieme tutta una serie di prospettive e visuali e visioni rispetto a questo quartiere che appunto aveva condensava in sé tantissime definizioni diverse, tantissimi punti di vista molto variegati a seconda di qual era il livello di qual era il livello di zoom con cui si osservava questo quartiere. Quindi qua vediamo alcuni punti, alcune prospettive, alcune delle possibili prospettive sono solo quelle che io ho raccolto, ma sicuramente ce ne sono molte altre. Qua vediamo giusto un attimo dove il posizionamento del quartiere rispetto alla zona di Brescia all'interno appunto del progetto del urbanistico della zona, tutta questa zona qua con via San Polo che attraversa queste due zone di costruzione. Io non essendo molto brava, poiché sono un'antropologa e non né un urbanista né un architetto né una geografa, non essendo molto brava a interpretare le carte e le mappe, sono andata a cercarmi un altro punto di vista rispetto a questo quartiere, che è quello preso dalle coste del nostro monte cittadino, nel Monte Maddalena, e ho provato a fare una foto che tenesse insieme di fatto alcuni dei punti di riferimento che emergevano già fin da subito, anche solo facendo una semplice ricerca su internet rispetto a questo quartiere. Due dei punti di riferimento che probabilmente quando si parla di San Polo anche oggi ci vengono immediatamente in mente sono le due torri, la Torre Cimabue, la Torre Tintoretto e poi il quartiere San Polino, che era stato, la cui costruzione era stata conclusa, in cui iniziavano ad entrare le persone ad abitare in tutto il periodo in cui io ho svolto la ricerca, quindi da 2011 fino al 2015 circa, più o meno come zona, come periodo. Quindi questa era un'immagine che si avvicinava molto al mio immaginario rispetto al quartiere, quindi una zona di case ben ordinate, con delle villette, con delle diverse formule abitative differenti, ma in cui svettano sia nell'immaginario, sia nei discorsi, sia proprio nel paesaggio, le due torri, la Torre Cimabue e la Torre Tintoretto. Fatto questo, ho iniziato a costruire la mia mappa, dopo aver raccolto alcune testimonianze, subito emergeva una molteplicità di visuali e di punti di vista e di orientamenti rispetto al quartiere. Per esempio, quando dicevo ai miei interlocutori, ma sto facendo una ricerca su San Polo, vorrei capire un po' come le persone vivono, come stanno, come interagiscono fra di loro, con gli altri, con il quartiere, insomma, raccontavo un po' qual era la ricerca che stavo tentando di mettere insieme, e la domanda principale che i miei interlocutori mi facevano tutti era: ma San Polo quale? Perché? Perché San Polo, con il mio definire San Polo dare per scontato che per me San Polo era principalmente le due torri, in realtà andava a cozzare con il fatto che quello che io chiamavo San Polo in realtà inizialmente era San Polo Nuovo, e poi c'era San Polo Vecchio, e poi c'era San Polo Case, e poi c'erano le altre torri, cioè le torri al di là di via San Polo, la Tiziano, la Raffaello e la Michelangelo, che erano considerate come qualcosa d'altro rispetto alle due torri che io stavo andando a indagare. Quindi c'erano diversissime prospettive rispetto a che cos'è San Polo e di che cosa stiamo parlando. Non potevo definire San Polo come... Non potevo definire il mio campo di ricerca in maniera generica come San Polo, ma avevo sempre bisogno di specificare quale San Polo mi interessava. Qui ci sono alcune delle immagini delle diverse zone, delle diverse formule
che anche architettoniche che San Polo racchiude, e anche diversi punti di riferimento. Questi sono quelli che ho messo qua, sono i punti di riferimento che emergevano, quei nodi di cui parlava anche Nausicaa la volta scorsa, che emergevano dalle prime interviste. Quindi il centro città, all'epoca il centro commerciale Frecciarossa, che era abbastanza vivace, sicuramente l'Alfacciai. Dobbiamo ricordare che la zona di San Polo è stata la zona dove è nata la prima fabbrica di Brescia, e poi quando poi anche l'Alfa Acciai è stata costruita, diciamo, era ancora una zona pressoché disabitata o poco abitata, diciamo. Era abitata se principalmente, era costellata principalmente dalle cascine di San Polo, che ancora oggi ospitano alcune, alcuni servizi, per esempio come la biblioteca, vedete qua, per esempio, cioè, da lì si vede che avevo comunque messo la biblioteca come uno spazio di riferimento importante. Quindi questa era un po' la mappa, un tentare di trovare una sintesi fra le varie prospettive. E qui c'era un po' la mia prospettiva iniziale, insomma i dati da cui ero un po' partita. Oltre ai racconti delle persone c'era il mio interesse come ricercatrice sociale, che si interessava a San Polo come un quartiere particolare, poiché è un quartiere particolarmente giovane rispetto agli altri quartieri di Brescia, con una grandissima percentuale di persone e residenti provenienti da paesi extraeuropei, con una percentuale significativa di famiglie numerose, oppure di famiglie mononucleari con un solo genitore presente, quindi con questa particolarità, insomma, di essere un po' sui generis sotto tanti punti di vista rispetto al resto dei quartieri di Brescia. Quindi, insomma, il mio primo interesse di ricerca, proprio perché pensavo che fosse particolarmente interessante occuparsi, così come nella storia dell'antropologia urbana, preoccuparsi dei diversi gruppi di provenienza geografica e culturale che erano presenti e residenti nella zona di San Polo, ho iniziato a preoccuparmi di questa cosa. Avevo come punti di riferimento di tipo teorico tutto il discorso dell'antropologia rispetto alla costruzione dell'identità, dell'identità di gruppo e dell'identità individuale, tutto il discorso sulla migrazione, sulle tradizioni familiari, che vedevo un po' articolato nelle due dimensioni, quella verticale della torre e degli appartamenti, in cui erano presenti appunto le famiglie, che vedevo come quella radice che lanciava dei fili in zone molto molto lontane da Brescia, e la dimensione orizzontale in cui si sviluppavano le interazioni fra gruppi, e quindi tutta quella costruzione di novità e di mescolanza fra riferimenti culturali. Di fatto il mio campo era sì in un numero civico, al numero 16 di via San Polo, di via Cimabue, quindi di fatto a tutta la torre, a quello che viene definito un paese o un quartiere in verticale. Ma ovviamente voleva, all'interno di un punto specifico in una mappa, poi ricostruire tutta una serie di connessioni e reti che poi vanno, che erano di carattere globale, insomma. E qui vediamo, questa è la mia rappresentazione della dimensione verticale e orizzontale. Qui c'è un'immagine di queste due dimensioni, quindi la torre nei suoi 18 piani, la zona sotto la torre in cui è presente anche la Casa delle Associazioni, che è un servizio del Comune di Brescia che è molto attivo ed è sicuramente sempre stato un punto di riferimento molto importante all'interno della ricerca. Ma principalmente, vero che nel mio immaginario era tutto questo il mio campo di ricerca, e nella concretezza, oltre ad avere fatto sicuramente delle interviste nella dimensione verticale, gran parte del mio tempo, del mio anno e passa di ricerca intensiva sul campo, l'ho passata esattamente qua. Quindi ho passato del tempo stando seduta, chiacchierando con persone nella dimensione orizzontale.
e osservando e parlando delle persone proprio relativamente a questo spazio, nelle sue varie forme, nelle sue varie funzioni e nei vari usi che le persone ne facevano e anche nei conflitti che intorno a questo punto specifico emergeva. Cos'è che emergeva soprattutto rispetto alle dimensioni e agli spazi pubblici di questo struttura? Innanzitutto c'era il desiderio di normare l'uso di questo spazio, che veniva, proprio perché utilizzato in molti modi diversi, definito come pericoloso oppure necessitante di interventi di sicurezza per essere disciplinato. Quindi, per esempio, molto parleremo, c'era una panchina. Io i soggetti della mia ricerca li ho nominati a un certo punto i nativi della panchina. Nativi perché nell'antropologia, nella sua storia, diciamo, i soggetti con cui si fa ricerca sono i nativi di un po' un posto un po' sperduto e anche esotico. I miei era una popolazione urbana che in qualche modo produceva cultura intorno all'uso, in modo particolare, di alcuni elementi, alcuni arredi urbani. Una panchina in particolare, era sicuramente uno o due panchine lì, erano oggetto di controversie e di usi assai variegati. E quindi intorno all'uso di questi spazi e alla possibilità di aggregarsi intorno a questi elementi, emergevano degli elementi conflittuali, proprio appunto legato a un ipotetico uso improprio fatto di questi spazi. L'altra cosa che emergeva, un po' l'ho già detto, è che nei racconti delle persone emergevano diversi modi di descrivere il territorio, e questi modi erano piuttosto coerenti, non per fasce di provenienza geografico-culturali, come era nel mio pensiero iniziale, ma era legato all'utilizzo e all'autorizzazione ad essere cittadini presenti all'interno della torre di alcune fasce di popolazione. Quindi c'era il gruppo degli anziani, sia nella torre ma anche fuori, che orientavano il quartiere nominando le cascine, quindi ricordando le cascine che c'erano, ricordando quando prima non c'erano nelle case, nelle torri, e quindi orientando il quartiere secondo questi punti. I giovani che io intervistavo, che erano nella fascia di età fra i 13 e i 20 più o meno, orientavano con una più forte prominenza dei ragazzi sotto i 18, diciamo, fra i 14 e i 18, orientavano il quartiere indicando come punti importanti e di aggregazione e di riferimento sia i parchi che i centri commerciali, il centro Margherita d'Este, che allora ancora era un punto di riferimento importante, e appunto il centro commerciale Frecciarossa. E gli operatori sociali, che era un altro gruppo importante, che di fatto non risiedono o molto raramente risiedevano nel quartiere, ma erano sicuramente degli elementi e abitavano gli spazi della torre e gli spazi intorno alla torre come elementi importanti che modificavano il contesto stesso. Vedevano il quartiere come sicuramente un quartiere di cui erano innamorati principalmente, in cui investivano energie di pensiero e di tempo, indipendentemente dal loro impegno professionale, che appunto lo vedevano come un quartiere, comunque un contesto ricco di prospettive, di possibilità e di servizi, e chiaramente vedevano come nodi importanti i servizi gestiti dalle istituzioni volontarie, che molto spesso venivano nominati attraverso le varie parrocchie e appunto i servizi parrocchiali, e quindi un'altra ancora mappa. Quindi le mappe affettive, cosa sono queste mappe affettive? Le immagini, gli immaginari, le rappresentazioni del quartiere della città differivano. Per esempio San Polino era una zona piuttosto vicina dal punto di vista dei giovani, perché alcuni dei conoscenti e amici che erano stati da poco trasferiti
dalla Torre Tintoretto, che era stata chiusa, era stata trasferita nel quartiere San Polino, e quindi in qualche modo il luogo di aggregazione era stato tirato, e questa vicinanza, le relazioni umane trascinavano verso l'incontro, verso San Polino, cosa che non era per gli anziani, così come per gli anziani non era un punto particolarmente significativo la questura, mentre lo era per alcuni giovani, soprattutto per alcuni giovani di provenienza non italiana ed extraeuropea, che vedevano la questura sempre come quel limite di cui già Nausicaa Pezzoni parlava con voi la volta scorsa, relativamente per esempio ai carceri, no? Quel limite, quel confine, quell'elemento un po' temuto e un punto di riferimento comunque importante all'interno. Giungo, insomma, un po' fatta questa premessa, visto un po' tutta questa situazione, queste diverse rappresentazioni della città, in questo periodo di conoscenza e di condivisione della panchina con i nativi della panchina, quello che emergeva, come vi accennavo prima, era un conflitto sull'uso di questa panchina, ma in generale di alcuni gradini, per esempio uno dei conflitti che emergeva era che i ragazzi giovani, invece che rappresentarsi come albanesi, ghanesi, marocchini, fra di loro si rappresentavano molto più spesso e molto più frequentemente attraverso un'appartenenza a una comune, chiamiamola così, subcultura giovanile, che è quella dei writers, dei rapper o degli skaters. E di fatto una delle attività principali era quella di costruire o utilizzare le panchine piuttosto che i gradini come tricks per i percorsi, appunto, con gli skate. E quindi inceravano la panchina per passarci meglio con lo skate, cosa che assolutamente non era gradita da chi invece su quella panchina avrebbe voluto sedersi tranquillamente a prendere il fresco, perché la conformazione della torre, 18 piani in verticale, potete immaginare d'estate il calore e il caldo che si crea, e soprattutto in alcuni appartamenti. Molti anziani scendevano dal loro appartamento e si sedevano su queste panchine nella zona sotto la torre, perché per l'orientamento della torre, per tutta una serie di concause legate al paesaggio urbano di quella zona specifica, si creava sempre un'arietta fantastica su quella panchina sotto la torre. E quindi era uno spazio ottimo per fermarsi, chiacchierare e prendere il fresco d'estate. Ci siamo fino qua? Ci stiamo annoiando? Ci siamo? Vai, ci siamo. Okay. Vi chiedo scusa, vado a chiudere un attimo la porta perché sento la lezione dei miei figli, un attimo. È così, dentro e il fuori, dicevamo prima, no? Questa commistione di spazi, condivisione di spazi. Allora, dicevo, quindi questa panchina era sicuramente un oggetto di conflittualità, l'uso di questa panchina, l'uso dei gradini, il posizionamento di telecamere per sanzionare e osservare gli eventuali usi impropri di questi spazi nella zona ai piedi della torre, e per esempio il rumore del pallone. Allora, gli spazi erano estremamente condivisi da fasce di popolazione differenti. Lì sotto, in quel periodo lì, c'era anche il centro anziani, che proprio si affacciava proprio su questa su questa zona, quindi, ed era la stessa zona utilizzata dai ragazzini per giocare a calcio piuttosto che per fare tutte le loro acrobazie. E quindi il rumore del pallone per giocare, il rumore dello skate che cade, non sempre, ma in certi orari della giornata, veniva percepito come assolutamente fastidioso e assolutamente non accettabile da certe fasce di popolazione.
E quindi, per contro, appunto, l'utilizzo dei giovani e la rivendicazione dei giovani era la possibilità di poter essere presenti e utilizzare questi spazi per una funzione per cui questi spazi non erano stati immaginati, ma che loro stavano in qualche modo piegando alle loro esigenze. Essenzialmente, quindi, a un certo punto, la mia riflessione è stata necessariamente trascinata in qualche modo e puntata, e i dati di campo mi costringevano a prendere in esame qualcosa di differente, che era una necessità e una richiesta, o meno quella che poi all'interno della ricerca ho letto e ho interpretato come una richiesta di diritto ad essere presenti e riconosciuti in uno spazio pubblico, con un'appartenenza diversa rispetto a quello che ci si aspetterebbe da dei giovani di seconda generazione oppure da dei giovani di recente migrazione, quindi magari nati in altri paesi e arrivati da 10 anni in Italia, quindi comunque ci si immaginava e si immaginavo inizialmente appunto di occuparmi di mescolanze, métissage culturali legati appunto a appartenenze di tipo geografico lontano. In realtà quello che stavo osservando era una richiesta di riconoscimento di appartenenze, o meglio dichiarare la propria appartenenza non a un'identità culturale e geografica, ma a un'appartenenza a una cultura giovanile, appunto, come dicevamo, quella degli skaters, dei writers, e in cui che si intersecava in maniera molto interessante con un senso di appartenenza a quel quartiere tanto controverso che era San Polo e che è ancora oggi San Polo. Quindi l'immagine, l'immaginario e la costruzione di sé come giovani di provenienza extraeuropea, residenti in un quartiere tanto controverso della città, si mescolavano e si intersecavano in un discorso molto particolare proprio sulla loro torre e il quartiere, quindi con un certo orgoglio di appartenenza a San Polo come un quartiere definito come il Bronx di Brescia, ma con una sorta appunto di orgoglio nel definire, nel riconoscersi come abitanti autorizzati a stare in questo quartiere che è pericoloso forse per chi ne viene da fuori, ma non per chi vive dentro nel quartiere e in qualche modo lo cura e lo abita. Quando faccio lezione ai miei studenti dell'Università di Brescia e parlo di San Polo, chiedo sempre se c'è qualcuno di San Polo, e soprattutto qualche anno fa molti dicevano: ah sì, lo conosco San Polo, perché soprattutto le ragazze dicevano: non andare da sola la sera a San Polo, con questo immaginario terrificante di un quartiere in cui chissà, soprattutto se sei ragazza, giovane e da sola, chissà cosa ti può succedere. Bon, questa immagine di San Polo veniva incorporata nell'immagine di sé come giovane abitante in questa doppia faccia, in questo doppio versante sfaccettatura che si richiamava e che si richiama in continuazione. Sì, è un posto pericoloso, ma non lo è per chi di noi ci abita. Sì, è un posto controverso, ma noi siamo anche orgogliosi di far parte di questo quartiere, che entra perfettamente in sintonia e in sincronia con l'immaginario appunto di San Polo come il Bronx, l'immaginario di queste subculture giovanili urbane, di questi quartieri malfamati americani in cui, a cui si riferivano per tutta quella cultura legata appunto ai writers e in modo particolare ad alcuni rapper. Quindi se da un lato c'era questa cosa che esulava assolutamente dal discorso italiani stranieri, beh, dall'altro questo non significa che non entrasse in un discorso di reciproca autorappresentazione il fatto e il discorso pubblico
più allargato quello che sussiste all'interno della città di Brescia, cioè di San Polo come un quartiere popolato, fortemente popolato da stranieri, ok, stranieri tra virgolette, perché è una parola sicuramente da usare con le pinze e con cautela, ma intorno a questo discorso San Polo, il quartiere degli stranieri, in qualche modo anche questo discorso pubblico, che poco io ritrovavo all'interno delle autorappresentazioni dei ragazzi e anche degli anziani, in realtà comunque emergeva lo stesso, emergeva in un dialogo abbastanza simpatico che nel tempo ho fotografato e documentato, quindi con l'apparire di alcune epiteti per diverse fasce di popolazione che abitano la torre. Ma questi epiteti in realtà sono epiteti molto molto generici: Italia, stranieri, neger, giargia, che non richiamano alcune delle categorie con cui i ragazzi stessi si definivano, anche semplicemente per le proprie appartenenze appunto geografiche. Non dicevano albanesi, tra di loro riconoscevano molto bene tutte le sfumature che c'è fra l'essere ghanese e senegalese, per esempio, ma in maniera molto più generica e aderendo a un discorso molto più un discorso che appiattisce tutte le differenze, e nel momento in cui entra un conflitto, allora colui che viene riconosciuto come soggetto colpevole del conflitto è una categoria generica, che è l'Italia in generale, non è Brescia, è l'Italia in generale, che è un posto terribile che non mi sta accogliendo. Sono gli stranieri in generale che sono persone problematiche, oppure nel momento in cui entra la brescianità con i termini dialettali negre e giargia, anche lì ci sono delle categorie molto molto generiche che non rendono, che in qualche modo, se da un lato rendono conto appunto di un discorso più generale rispetto alla chi è il soggetto problematico, il soggetto su cui puntare lo sguardo rispetto ai conflitti nel quartiere, in realtà rimangono in una dimensione di genericità che non entra specificatamente nella vita e nelle storie private delle persone, se non nella dimensione degli amori giovanili, Lisa ti amo o Luisa ti amo, Luisa ti amo, e quindi poi lì allora sì, si parla di persone con nome, con i nomi. Si potrebbe parlare molto di tutta questa reciproca rappresentazione, incrocio di sguardi, ma il nostro tempo, ahimè, credo di avervi ammorbato a sufficienza, quindi proseguo e poi semmai più avanti. E qui guardate qua cosa vi ho trovato, proprio in questa dimensione di possibilità di essere presenti e di raccontare la propria appartenenza e la propria idea sul quartiere, i ragazzi della ludoteca con cui io ho avuto molto a che fare durante la ricerca e che erano stati invitati a presentare durante questa Pechacucha Night ospitata dalla Laba nel lontano 2011, avevano presentato un rap da loro composto, e questo rap mi è stato poi consegnato e regalato anche da uno dei ragazzi della ludoteca, perché proprio riconosciuto come un prodotto significativo e ricco di contenuti per loro importanti rispetto a qual è la loro visione di San Polo. Anche su questa cosa non possiamo fermarci troppo. Questo era il testo che poi il ragazzo mi aveva dato e che era stato presentato durante la Pechacucha Night. E la cosa interessante di questo testo, che comunque non stiamo a leggere tutto, è che emergono, prima di tutto c'è il titolo della ricerca, che è, diciamo, c'è il verso da cui è nato il titolo della ricerca, cioè io dal decimo piano tengo Brescia in mano. E c'è proprio tutto un interessantissimo gioco di sguardi, di distanze e di vicinanze legato a Brescia, la città di Brescia, in modo particolare proprio il centro di Brescia, la prospettiva che dal decimo piano della torre si ha con questa possibilità di tenere in mano tutta la città, il sentire comunque che sì, però è una zona un po' marginale,
e soprattutto l'immaginario di tutti coloro che sono fuori dal, dal quartiere. Voi che di San Polo ne pensate solo male, venite ad abitarci e vi dimostro che è speciale. Ci sono poi i punti di riferimento che abbiamo visto prima, che emergono in maniera molto chiara, e poi c'è tutto un discorso rispetto a io che ti tengo fuori perché tu vieni a sporcare il mio quartiere con la tua roba che vendi. E poi però questa distanza da tu che sei fuori, vieni dentro e in qualche modo mi sporchi il quartiere. Io che sono dal decimo piano e ho una prospettiva diversa sulla città, a un certo punto questi due personaggi che dialogano trovano qualcosa per cui a un certo punto si trovano a fare due versi e a cantare e a rappare insieme su da me al decimo piano, perché tutti e due, uno da fuori e uno da dentro, si accorgono che tutti e due sanno rappare. E questa sì è una cosa che ci rappresenta e ci riconosce, in cui possiamo trovare una connessione. E qui insieme non sono più io dal decimo piano che tengo Brescia in mano, ma siamo noi che dal decimo piano abbiamo trovato un modo per tenere insieme in mano. Arrivo un po' alla conclusione rispetto a questo lungo excursus sulla ricerca etnografica su San Polo, proprio per fare un attimo il punto e tornare un po' alla prima domanda che ci siamo fatti, cioè: ma l'antropologia che cosa c'entra e che cosa ci aggiunge l'antropologia, o che cosa può offrire l'antropologia allo sguardo e alla riflessione sulla città? Quindi un po' abbiamo visto che come da un'ipotesi iniziale si è arrivati a riflettere su come di fatto quello che emergevano erano gruppi e appartenenze che avevano a che fare più con le fasce di generazione, più che, o almeno non solo avevano a che fare con le provenienze dei giovani, ma avevano a che fare anche con un tentativo di ricostruirsi attraverso l'autorizzazione a far parte di altri tipi di riferimenti culturali e di prodotti culturali del proprio stare insieme, che era appunto quello del fare insieme rap, del costruire insieme dei trick, del appartenere a un quartiere che però mi rimanda un'immagine sia di un certo genere, forse negativa, ma anche di cui andare fiero. E quindi il tenere insieme un po' e il trovare e il fare e così il riconoscere che alcuni dei conflitti emergevano proprio dalla necessità di trovare spazio di cittadinanza per tutte le diversi punti di vista, per tutte le definizioni e le varie prospettive che richiedevano tutte quante di cercare di essere riconosciute, molto spesso su elementi molto piccoli dell'arredo urbano e dell'architettura. E quindi, eppure così dense, così cariche di tanti significati, una sola panchina, un solo gradino, aveva in sé tutta questa densità di significato. E quindi tutta questa riflessione ci aiuta un po' a capire un pochino come lo spazio, nell'ottica della ricerca sociale, diventi un luogo proprio nel momento in cui la gente lo abita, vi ritrova e vi ricostruisce una storia che offre delle occasioni sia di relazione fra le persone, ma anche di identificazione, di riconoscersi attraverso l'utilizzo di questo spazio, di interagire in una maniera reciprocamente costruttiva fra le relazioni e lo spazio. E lo spazio è proprio questo elemento che fa parte di un processo di riconoscimento di sé e necessariamente è un confine, è un margine sul quale si possono generare delle conflitti e delle frizioni, che sono frizioni legate alla richiesta di visibilità, di presenza, di esserci nel mondo, con le proprie istanze e le proprie costruzioni e le proprie forme e formule dell'abitare. Perché abitare, l'abbiamo visto proprio all'inizio, quando appunto dicevo del come descrivevano il quartiere e le diverse gruppi, abitare significa orientare lo spazio, e ogni gruppo e ogni persona lo orientava in base ai propri percorsi, alle proprie istanze e ai propri anche le proprie radici, certamente.
E questo abitare modifica e rende vivibile lo spazio attraverso una facoltà di abitare che poi vi ho messo questo antropologo che si chiama Franco La Cicla, chiama e definisce mente locale, che è un'idea secondo me comunque carina e interessante, uno strumento teorico abbastanza carino e utilizzabile per capire proprio questa facoltà dell'abitare, questa possibilità di modificare gli spazi abitandoli. L'antropologia e la città, quindi l'antropologia sulla città offre e insiste e richiama l'importanza proprio di questo sguardo dall'interno e dal basso. È la differenza che c'è fra il guardare dall'alto, che è sicuramente uno sguardo utile di insieme, che permette una prospettiva, ma che deve essere necessariamente combinata con una prospettiva dal basso, che è relativa al come, alcuni attraversamenti, alcuni percorsi. Questa è Casablanca. Dall'alto, di una delle torri di Casablanca, e qua, dal finestrino della mia auto, quando c'ero, quindi nel traffico congestionato. Quindi la necessità di tenere insieme tutte queste prospettive, riuscire a integrarle e dare senso ad entrambe queste prospettive. Lo avete visto anche la volta scorsa con Nausicaa Pezzoni e con le diverse possibilità di rappresentare e mappare la città, che può essere fatta da diverse prospettive a seconda di quali sono i percorsi, a seconda di quali sono le sensibilità e i modi di vivere proprio la città. Quindi tenta proprio di tenere insieme tutte queste prospettive, che sono le prospettive delle persone, dei percorsi, che sono le prospettive dei criteri organizzativi e strutturali, la prospettiva di chi progetta uno spazio, e tentando proprio di capire come tutto questo intreccio poi costruisca un'esperienza di luogo, e trasformi lo spazio in un luogo specifico, abitato con una storia e con un suo genius loci. Qui appunto vi ho giusto due idee su questo strumento di pensiero offerto dalla Cicla, proprio sull'abitare, come abitare, sull'abitare come possibilità di orientare lo spazio attraverso una mappa di senso, che, come abbiamo visto, non è a senso unico, non è solo la persona che dà senso allo spazio, ma è lo spazio stesso che in qualche modo interagisce con la persona nella costruzione di un quadro specifico, simbolico e pratico. E questo quadro specifico, simbolico e pratico è di fatto quello che l'antropologia chiama cultura. La leggiamo insieme questa frase, poiché è una definizione, non sto a sintetizzarla. Come le culture orali sono espressioni di una facoltà umana di parola, la mente locale è l'espressione della facoltà di abitare. Consiste nella percezione, nella definizione, nell'uso di uno spazio che solo chi vi appartiene come abitante può possedere fino in fondo. La capacità di abitare la mente locale si può organizzare ed esprimere fino nella griglia urbana più meschina o nel più squallido slam. Anche l'ambiente più rigido, se la sensibilità spaziale di chi vi si insedia è forte e non è stata umiliata, può essere scardinata dall'abitare. E ancora un altro strumento che io amo molto dal punto di vista del pensiero e che aggiusta un po' è tutto quel discorso che abbiamo fatto su questi confini, che sono confini urbani, che sono confini, sono strade, ma sono anche confini simbolici. È il concetto di bordering, che significa proprio ordinare e riorientare quell'operazione di ordinare e riorientare che avviene proprio sui borders, sui confini, sui margini, che è un concetto che a me piace molto perché rimette in circolazione proprio quel discorso di co-costruzione reciproca e di assoluta non fissità dei confini. Se in una mappa possiamo tracciare un confine, e abbiamo visto che insomma la via San Polo è in qualche modo un confine importante,
su questo confine però si producono delle pratiche abitative che si sganciano da un confine, da una linea precisa su una mappa, ma che sono continuamente tirate, rinegoziate, rimodellate e spostate un po' più di qua, un po' più di là, a seconda proprio di come le persone attraversano, come vivono e come abitano proprio questi spazi, queste frontiere, che sono proprio quel luogo in cui l'antropologia, abbiamo visto, si è sviluppata. Perché? Perché sono spazi di creatività, sono spazi in cui sia le identità che le alterità vengono continuamente inventate, reinventate, rinegoziate. Quindi i confini e i margini non sono solo ed esclusivamente quella cosa che genera una griglia ordinata, un mosaico all'interno di un contesto urbano, visto che qua stiamo parlando di quello, ma possono essere considerati in modo più particolare delle strutture quasi paradossali che, se sono create perché possano essere, se all'interno, insomma, del loro esserci in qualche modo separano e ordinano, però sono comunque sempre continuamente attraversati e anche rimessi in discussione proprio dalla possibilità e dalle immaginarie, dalle narrazioni e dai modi che le persone hanno di vivere proprio su, in mezzo e attraverso questi confini, che sono qualcosa di invece estremamente molto fluido, molto spesso nelle pratiche quotidiane delle persone. E allora ancora un po' su questa concezione, idea di confine, di margine, che abbiamo visto anche nella ricerca su San Polo, dove veniva fuori, cioè questa quartiere che in qualche modo è conchiuso all'interno di alcune linee molto precise legate alle linee alle strade, alle autostrade e alla linea ferroviaria, che quindi in qualche modo appare dal punto di vista cartografico forse abbastanza limitato, come in realtà possa diventare, e anche nella storia di San Polo, diciamo, come uno spazio in cui sono stati compiuti alcuni trasferimenti all'interno proprio della storia della città, che ora non sto a farvi perché il tempo non c'è, non è neanche il caso, però rispetto ad alcuni trasferimenti di alcune fasce di popolazione marginali o fragili o a rischio di esclusione, come vogliamo chiamarle, che abitavano prima alcuni quartieri del centro di Brescia e che poi sono qua del prealpino, del famoso prealpino in cui abitavano i senegalesi, sono state alcune di queste trasferite e ricollocate all'interno della zona di San Polo e delle torri di San Polo. Questi spostamenti e questo ricollocamento di alcuni soggetti è estremamente interessante anche proprio per la possibilità creativa e generativa che sta nella condizione marginale o nella condizione ellittica e tangenziale rispetto a un centro che è anche un centro dal punto di vista proprio della produzione di una cultura riconosciuta dal discorso pubblico. E questa frase è una frase di un testo che io ho molto amato, che è una ricerca etnografica sulla stazione centrale di Milano, in cui si racconta proprio le pratiche abitative che avvengono dai senza fissa dimora e intorno proprio ad alcuni elementi dentro nella stazione centrale di Milano, e che in cui i due ricercatori ricostruiscono e ridanno senso ad alcune pratiche proprio come uno spazio di creazione innovativa e creativa. Le persone che vivono la condizione del confino dicono, perché vi sono gettati come residuo, come scarto culturale e sociale del sistema, o perché l'hanno scelto a volte, potrebbero anche sperimentare proprio in questa dimensione la sola dimensione che permette di costruire una realtà diversa, critica e innovativa nei confronti del modello del centro. Insomma, una sorta di elogio del margine. Questo non perché si voglia idealizzare il margine in sé, ma perché
questo sguardo dal punto di vista interno, molto piccolo, che punta l'attenzione sugli usi di una panchina e di un gradino e sul come e dove posiziono i miei pochi averi all'interno di uno spazio pubblico, in realtà può offrire questo sguardo piccolo anche la restituzione di pratiche che sono pratiche culturali, alternative, innovative, creative, e quindi non c'è solo la dimensione dei margini. Qui ancora un po' rispetto all'antropologia, ancora una volta il richiamo al fatto che questa è una immagine presa da una zona periferica di una città marocchina, una zona dei margini della città di Casablanca, in cui si vede come gli spazi urbani possono essere ricchi di confini e di linee, ma che possono essere abitati da soggetti molto molto variegati, umani, non umani e più che umani, e altro che umani. I luoghi, per essere tali, devono essere quindi vissuti, manipolati, addomesticati, orientati, l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di mente locale. E quindi l'invito, anche un invito che vuole essere un invito volto alla creatività, allo spazio di invenzione anche, è quello di immaginare gli spazi urbani non come oggetti, la panchina non come un oggetto che ha una sua funzione in sé, che è fissa, ma in realtà come se fosse un materiale, come se fosse un materiale plasmabile e che si può piegare all'immaginazione e alla facoltà di abitare, che ogni soggetto, ogni elemento che costituisce questa fitta trama di formule dell'abitare diverse, mette dentro questo materiale. Ingold, che è un antropologo che amo molto, in uno dei suoi testi dice: non dobbiamo rimanere ingannati nel credere, per esempio, rispetto a questa cosa di come gli oggetti possono essere oggetti o materiali, dice, non dobbiamo essere ingannati nel credere che le sedie ci diano la possibilità di sederci. Quindi non è che la sedia esiste perché noi dobbiamo sederci, ma è proprio perché esiste la sedia che stabilisce che stiamo seduti in un certo modo, che stiamo seduti anziché accovacciarci. È l'esistenza di un cucchiaio, dice, che definisce il modo in cui noi portiamo alla bocca certe cose, in quel modo lì e non in un altro. Quindi invita a riconoscere in tutti gli oggetti che noi abbiamo intorno a noi anche questa dimensione che ci costruisce, che costruisce le nostre posture, i nostri corpi, il nostro modo di interagire con il mondo e all'interno del mondo. Quindi è importante ricordare questa duplice dimensione di co-costruzione. E proprio perché c'è questa duplice dimensione di co-costruzione, giungo al termine, giusto per lanciare un paio di stimoli che posso immaginare, immagino che possano essere interessanti e utili per i nostri prossimi workshop. Proprio a partire da questa idea che le città ci generano e noi stessi generiamo le città, i nostri attraversamenti dicono qualcosa rispetto a noi, alle nostre appartenenze, e ci raccontano qualcosa di come siamo nel mondo. A partire da questa idea è nato un po', sono nate diverse esperienze, due delle quali qui porto, e sono una, questa esperienza che abbiamo condiviso con Camilla Rossi in una struttura per la salute mentale per adulti qui a Brescia, e l'altra è un'esperienza di cui ho avuto la fortuna di avere un assaggio, che è un'esperienza invece compiuta con delle giovani ragazze che afferiscono al Centro Diurno Raggio di Sole di Fraternità Giovani, che proprio lavorano su questa dimensione, sulla dimensione del provare a ricostruire un senso di sé e a manipolare ancora una volta la propria presenza nelle città attraverso delle pratiche di osservazione, di presenza, di attraversamento,
e di rappresentazione della città che sta là fuori, di elementi piccoli, di piccoli ciuffi d'erba che emergono dal cemento, piuttosto che dalla conformazione di alcune strade, dalla storia di alcuni quartieri, per trovare qualcosa che parla anche di sé e che ricostruisce anche qualcosa di molto importante, che è proprio legato alla salute mentale e ai percorsi possibili di salute mentale. In questa, in questa testimonianza di uno delle persone che afferiscono a questo servizio per adulti, dice: a volte io vorrei scomparire, mi sembra che il mondo sia molto pericoloso. E poi lui continua raccontando di come le esperienze e le attività che riesce a portare avanti in questo percorso, che vuole puntare sulla salute mentale, non solo questo, ma anche altri percorsi che insistono sul ricostruire un senso di salute e di salute mentale, in qualche modo riescono a colmare un vuoto e uno scollamento che lui sente fra sé e tutti gli altri, che riescano a colmare questo senso di pericolosità di quel qualcosa che sta là fuori. E lo stesso in questo bellissimo percorso e attività che si chiama Carnet de Voyage, c'è questo tentativo del allora, questo progetto è stato fatto prima della pandemia ed è ancora in fase di conclusione, mentre il progetto con i giovani è stato pensato proprio anche a partire da un periodo pandemico, perché questa idea dello spazio che sta là fuori come uno spazio pericoloso richiama molto questa possibilità di non rinchiudersi all'interno di uno comfort zone, di qualcosa che è il proprio sé, la propria casa, il proprio piccolo spazio, ma la possibilità di tornare a essere cittadini presenti e visibili, con un diritto di modificare, attraversare con la propria presenza e attraversare la città facendo la propria, anche in un periodo pandemico, soprattutto in un periodo di pandemia, assume dei significati estremamente preziosi, proprio per rimettere in circolo questo senso di pericolo, di dov'è questo pericolo che sta là fuori, di come questo virus, che è questa entità nemmeno vivente, ha totalmente modificato la percezione di che cos'è uno spazio sicuro e di che cos'è salute e qual è uno spazio salutare. Quindi alla fine questa idea della possibilità di costruire un rapporto dialogico e dinamico di co-costruzione e di reciproca interrelazione tra ciò che incontriamo nei nostri attraversamenti, tra il modo in cui produciamo la città e in cui gli ambienti che abitiamo ci producono in qualche modo, è estremamente generativo per molte questioni che hanno anche a che fare con il contesto in cui io negli ultimi anni ho lavorato, appunto quello della salute mentale, estremamente ricco, estremamente generativo di possibilità, in cui addirittura passeggiare scrivendo, passeggiare confrontandosi su ciò che si osserva anche di molto piccolo, diventa un'attività terapeutica e che restituisce un senso, appunto ancora una volta, di appartenenza anche a partire dalle proprie fragilità, di diritto ad essere comunque cittadini presenti negli spazi, anche a partire dalle proprie fragilità, anzi in virtù anche di questo proprio sentire, questo proprio percorso faticoso anche di ricostruzione, di un senso di fiducia e appartenenza con il mondo che sta là fuori. Io volevo lasciarvi con alcune riflessioni proprio rispetto a quest'ultima colpo di coda un po' che ho dato rispetto a questa reciproca costruzione di molteplici e variegati elementi che costruiscono la città, che hanno a che fare sia con le persone ma anche con tutto il resto. Per esempio, come dicevamo, giusto in apertura e quindi chiudiamo il cerchio, anche questo virus, anche il Covid-19, ha totalmente modificato molti aspetti della nostra vita e ci ha imposto una riflessione sulle nostre esperienze, sulle nostre pratiche di presenza negli spazi pubblici,
sui nostri percorsi, sulle mappe affettive della città, su come percepiamo la vicinanza e la lontananza, ha totalmente scardinato l'idea di che cos'è vicino e che cos'è lontano. I 200 metri sono diventati un confine che può essere o no attraversato. E quindi mi piaceva un po' lasciarvi con delle domande più attuali rispetto alla ricerca che ho fatto su San Polo, ma che da là trovano così un po' la radice e lo stimolo, cioè delle domande che appunto hanno a che fare con il periodo che stiamo vivendo, cioè come il Covid ha cambiato la città e i suoi arredi, ma anche la nostra mappa mentale della città. Per esempio, ne butto lì una, sono comparsi i gazebi fuori da alcuni uffici pubblici, piuttosto che fuori dalle farmacie, con usi diversi. Ma i gazebi che sono comparsi in giro hanno questa densità interessante dal punto di vista simbolico, perché stabiliscono che c'è bisogno di uno spazio fra il dentro e il fuori. Non c'è più un confine netto fra dentro casa e fuori casa, fra dentro un ufficio e fuori l'ufficio, ma c'è bisogno di generare uno spazio intermedio che non è né dentro né fuori, in cui posso sostare e attendere prima di poter compiere un rito d'ingresso che comprende il lavarsi le mani, la rilevazione della temperatura e mille altre cose, e che danno accesso a un dentro che è sicuro, un fuori che comunque è più sicuro se si è in tanti rispetto che essere dentro. Quindi anche cos'è più sicuro, il dentro o il fuori, le nostre case o il parco? Questa cosa è assolutamente rimescolata e per ognuno di noi può esserci una risposta diversa a questa domanda. Quindi è come ha cambiato la percezione di quale sia uno spazio sicuro, di quale sia uno spazio adeguato per incontrarsi e per vivere degli spazi di socialità, per quanto minimi e siano. Oppure come appunto si è trasformata la nostra possibilità di essere presenti con i nostri corpi nei luoghi pubblici, quindi tutta la controversa, riflessione che non sto qui a fare, ma potrebbe essere una delle cose su cui si riflette nei workshop, cioè come si è trasformata l'accesso o meno ai parchi e ad alcuni elementi dei parchi per i bambini e come vengono normati questi accessi e quali sono le pratiche di attraversamento di questi confini e di rinegoziazione di questi nuovissimi confini che stiamo sperimentando. Come si sono trasformati i nostri percorsi? I percorsi urbani sono assolutamente modificati, per esempio c'è una grandissima quantità di gente che adesso si reca sulla Maddalena a camminare, cosa che tempo fa non si faceva. Abbiamo ritrovato e riscoperto alcuni percorsi urbani che fino a poco fa non calpestavamo molto. E come tutto questo, tutte queste riflessioni che potremmo fare, hanno inciso sulle relazioni fra i gruppi che abitano le città e sul loro diritto ad esserci. Quindi torniamo un po' a quei due progetti di cui ho accennato, relativi alla salute mentale: chi ha diritto più o meno ad esserci negli spazi pubblici solo in virtù del fatto che appartiene a una fascia fragile, quindi può partecipare, può essere presente, può andare al parco, può camminare, oppure se non fai parte di una fascia fragile, allora forse no. Oppure i giovani che sono accusati di essere coloro i quali si incontrano nonostante tutto e tentano di costruire le loro relazioni nonostante la pandemia, quali angoli questi giovani hanno scelto e riscoperto per ritrovarsi all'interno delle città. Anche qua, solo nel mio quartiere, vedo che in alcune delle mie passeggiate, tempo fa c'era forse un paio di anziani che si sedevano su una panchina di una straducola qua vicino a Monpiano, e ora invece ci sono spesso dei ragazzi che in questo spazio, che è marginale rispetto agli attraversamenti classici della città, ritrovano all'aperto la possibilità in qualche modo di incontrarsi e di vivere degli spazi sociali. Quindi gli stimoli possono essere molti e variegati. Io ve ne ho dato qualche punto di domanda che potrebbe diventare uno spunto di riflessione su cui lavorare nel prossimo workshop,
e credo di avervi ammorbato a sufficienza. Se siete ancora svegli, io concluderei qua. Siamo vivi. Allora, e grazie Maria Giovanna. Volevo forse chiedere, cioè non forse, volevo chiedere se qualcuna delle domande, io ne avrei, avrei un'osservazione, cioè non un'osservazione, ma avrei una domanda e poi una, così mi è piaciuto quando hai detto, riferendoti a Casablanca, in quello scorcio che davi con quei toni azzurri, non so, quella fotografia, dicevi umani, non umani, più che umani. E siccome così è una cosa che mi ha portato subito ad un concetto di condivisione di intenti, no? Anche con gli oggetti e di, anche di crescita attraverso l'altro, che non è, non, che può non essere solo l'altro umano, mi ha portato subito in un mondo molto ricco. Poi sai che io ho tutte le mie, tutti i miei meccanismi legati a, diciamo, a, alla relazione con gli oggetti e con l'altra persona, quindi mi hai portato subito in questo mondo e quindi ti ringrazio tantissimo. E poi invece una domanda, così magari gli altri si scaldano e possono fartene altre. Quando hai parlato di San Polo, hai parlato dei murales, ma l'hai fatto in maniera un pochino così toccando l'argomento. Com'è che è stata lì l'interazione? Cioè c'è stato un dialogo con chi vive quello spazio, quindi cioè, è una strada che riguarda il quartiere, è una strada che riguarda qualcuno, no? Dove c'è un murales, dove c'è una... e questo qualcuno l'hai come dire, contattato? Tra l'altro noi abbiamo fatto anche un intervento alla strada, alla scuola delle... No, scusa, alla... come si chiama, quella struttura delle associazioni. La casa delle associazioni. La casa, ecco, mi veniva, che parola tipica. Vabbè, casa delle associazioni, abbiamo fatto un intervento però interno, infatti ci sono i ragazzi del terzo anno che avevano fatto questo intervento durante il loro primo anno e avevamo anche avuto modo di conoscere il quartiere. Quindi diciamo, si saranno orientati, perché ci sono tanti studenti che non sono bresciani, però bene o male, insomma, sicuramente il racconto li avrà portati anche a conoscere un po' alcuni aspetti legati al quartiere. Comunque, tornando ai murales, se hai voglia di approfondire, così giusto per... o se hai anche altre immagini, no? Ok. Altre immagini dovrei andare a cercare in questo momento, eviterei di farvi vedere tutto il casino che ho sul mio computer. Allora, la ricerca non era specificatamente, e credo di non avere nemmeno le competenze dal punto di vista artistico per comprendere bene fino in fondo tutto quello che voi potreste leggere e comprendere nell'interazione con alcuni dei murales di San Polo. Nelle immagini appositamente non ci sono solo murales, ma ci sono anche semplici scritte che... per me erano significative perché aprivano dei dialoghi che avevano a che fare con appunto delle rappresentazioni e delle appartenenze identitarie. Uno dei progetti che era avvenuto in collaborazione fra un gruppo di giovani writers professionisti, con dei writers professionisti e con alcuni ragazzi della Torre, era stata quella di progettare un murale proprio all'interno di un mini cortiletto interno che c'è nella casa delle associazioni. Avevo partecipato proprio a tutto un percorso anche di consapevolezza rispetto a il writing come che era stato parte del percorso in cui erano stati coinvolti i ragazzi, per fare proprio un lavoro sulla consapevolezza di questa pratica come una pratica artistica che vede la città come un museo mobile, fluido, abitato e che porta in qualche modo, che fa uscire l'arte e l'espressione artistica vicino al modo di abitare e sentire delle persone. E quindi era stato un progetto molto molto interessante che poi aveva permesso a dei ragazzi di modificare e rappresentare e mettere qualcosa di loro gradimento all'interno di uno spazio che era uno spazio comunale, che è uno spazio comunale, ma che veniva modificato dal sentire e dal sentito
dei giovani adolescenti che erano lì. E quello che a me interessava proprio di questi murali era proprio, al di là della dimensione appunto artistica, che probabilmente io colgo solo in maniera parziale, era proprio, ancora una volta, mi sembravano l'addensarsi di quella caratteristica che c'è in molti quartieri che hanno le caratteristiche di San Polo, cioè essere un punto molto molto denso, molto molto specifico nel tempo e nello spazio, ma che esplode una serie di riferimenti culturali, di una subcultura giovanile, di una cultura popolare, di un gusto anche estetico che è estremamente globalizzato e che tenta di combinare questi due versanti del locale e del globale, no? Che è esattamente quello che in qualche modo stavano facendo i giovani con cui io stavo parlando e con cui stavo tentando di costruire un'interlocuzione, cioè lo smettere di considerarsi solo giovani di seconda generazione oppure solo giovani di recente migrazione, ma anche altro, qualcosa di diverso che doveva ancora essere plasmato e costruito, che aveva altri riferimenti oltre a quelli della tradizione familiare e che tentava di combinare un po' il tutto. Non so se ho risposto alla tua domanda. L'ultima cosa magari che posso dire è che appunto quello che a me poi interessava era anche le scritte, che avevano questa dimensione molto più immediata, molto meno pensata e molto più anche così, con un linguaggio divertente, cioè, che combinava il bresciano con alcuni discorsi pubblici, no? Che usa un registro totalmente diverso, ma che richiama appunto questa cosa: io voglio essere presente anche lasciando la mia traccia sul muro, dicendo qualcosa, un messaggio sotto forma diversa, ma è comunque un messaggio. Grazie Maria Giovanna. Adesso chiedo se qualcuno ha domande o magari volete un approfondimento. O magari ha delle riflessioni sulle domande che ho fatto io. Esatto. Volevo rigirare la frittata là, in realtà. Terribile questa cosa. Drac, le domande le faccio io. Io avrei una domanda. Sì. Mi chiamo Elisa e sono di architettura degli interni. Buongiorno. E volevo chiedere più o meno quali strumenti pratici o metodologie sono state utilizzate per ricostruire certi percorsi o appartenenze. E qual è stata la salute mentale nei due progetti di cui lei ha parlato? Sì, in effetti io proprio sono accennato perché sono progetti ancora in corso e di fatto anche per un discorso di attenzione nei confronti delle persone che ancora stanno facendo questo percorso. Ma sì, gli strumenti che in entrambi i progetti vengono utilizzati e proprio la metodologia pratica è interessante anche, credo, per voi studenti che parteciperete al workshop e che è stata principalmente quella, no, è stata anche, non principalmente, per entrambi, quello di dedicare del tempo a una pratica di passeggio per i dintorni del servizio per adulti in cui è stato fatto il primo progetto o nei dintorni, spostando sempre più in là la linea di confine della comfort zone per quanto riguarda i giovani della fraternità giovani, del progetto Carnet de Voyage, spostando sempre più in là e quindi andando alla ricerca di nuovi confini di cittadinanza, in qualche modo di presenza nella città, e quindi attraverso questa pratica del passeggiare lentamente. Nel progetto Carnet de Voyage questo passeggiare è stato pensato attraverso anche un oggetto prodotto e autoprodotto all'interno, che erano queste borsine, queste borse di tessuto, dentro cui le ragazze ponevano il loro taccuino in cui potevano mettere vari materiali
che le avrebbero, che avrebbero potuto raccogliere nei loro percorsi o che avrebbero potuto avere per riflettere sui vari quartieri, sui vari percorsi. Anche nel progetto con gli adulti che abbiamo fatto insieme a Camilla c'era questa dimensione del passeggiare, del compiere queste flanerie urbane, queste passeggiate senza uno scopo e una meta precisa, ma per il gusto di sperimentare dei percorsi con i propri piedi, con il proprio naso, con i propri occhi, con le proprie mani, toccando degli oggetti, raccogliendo delle foglie, raccogliendo dei sassi, fermandosi a osservare quelle piccole particolarità che stavano lì dove le persone si erano fermate, per esempio, e scrivendo pensieri, scrivendo cosa il mondo là fuori richiama del nostro vissuto, della nostra storia, del nostro rimettere in circolo il nostro esserci nel mondo, la nostra sensazione di paura, di agio, di disagio. A un certo punto abbiamo provato a rappresentare l'agio e il disagio attraverso dei percorsi, degli spazi, delle immagini più grafiche, la salute e la malattia, attraverso che cosa ci rimandava il mondo fuori. E questa cosa è possibile facendola dando spazio proprio a questi vagabondaggi urbani, a questa osservazione all'interno di che cosa c'è. C'è un vaso, una fioriera abbandonata in cui ci sono degli oggetti lasciati da chi l'ha abitato la zona prima di noi, e quindi interroghiamoci su qual è la storia di questo oggetto e come può essere modificato questo oggetto dalla nostra presenza. E quindi insomma l'esserci, il vagabondare con gli occhi aperti, attenti anche a quelle dimensioni che sono dei confini incerti, delle cose progettate. C'è un paesaggista francese che si chiama Gilles Clément, che forse voi conoscete, che ha parlato di terzo paesaggio, è una cosa che io amo molto, ho scritto questo pamphlet che io amo profondamente, in cui lui tenta di costruire un sapere, una concettualizzazione rispetto a questi spazi, che sono spazi che vanno al di là della progettazione urbana, umana, che sono i bordi delle strade, che spesso vengono tralasciati, che non sono oggetto di pianificazione, ma che in realtà diventano spazi di grandissima diversità e biodiversità. Lui ovviamente parla di piante, di animali, di insetti, ma per noi può essere uno spazio di creatività proprio nell'osservazione di che cosa c'è in quello spazio, al di là del nostro intervento, restituendo anche questo spazio di indeterminatezza del confine. Non lo so se ho risposto, ancora una volta. Sì, sì, hai risposto. Non so se ci sono altre domande. Io chiedo, così magari sì. E, riguardo al lavoro che abbiamo fatto insieme, abbiamo avuto la fortuna di fare insieme, quando hai parlato del vagabondare, no? Cioè, non hai proprio detto vagabondare, però insomma del prendersi il tempo, no? Ci siamo presi del tempo insieme per vedere anche per vedere i percorsi nostri e quindi dell'altro per forza, no? E quindi è stato bello, è stato un momento di apertura molto profondo e ha creato una connessione intima con queste persone, non credi, Maria Giovanna? È proprio una cosa che è andata al di là del rapporto che c'era per altri momenti di lavoro, diciamo, è andato proprio, secondo me, al di là, creando anche una tranquillità emotiva, credo. Assolutamente sì. Credo che io leggo questa connessione umana come una reciproca, come il risultato di una reciproca autorizzazione a prendere parola nel gruppo, che è esattamente quell'autorizzazione dell'esserci nello spazio pubblico come cittadino
che ha qualcosa da dire, indipendentemente e anzi spesso in virtù della propria esperienza di sofferenza, di vissuto di pericolo, di che è uno dei punti di vista e che necessariamente ha bisogno di avere uno spazio di cittadinanza e di diritto di espressione anche nel discorso più ampio. E quindi questa possibilità di aprire a un dialogo e a delle visioni diverse, che è esattamente quello che avete visto nel percorso e nel progetto di Nausica Pezzoni, c'è questa apertura alla possibilità di raccontare in maniera differente qualcosa che sembra invece di dato e di fisso e che in realtà ben poco ha di fisso e di dato nelle nostre esperienze, perché ognuno di noi può vivere lo stesso spazio come uno spazio di agio e di disagio, di pericolo o di sicurezza. Se davvero, se voi immaginate in questo periodo ancora una volta pandemico, la casa è uno spazio di pericolo o di sicurezza? Ma dipende, non c'è una risposta unica, dipende. Il parco è uno spazio di pericolo o è uno spazio di sicurezza? Ma dipende. E tutte queste possibilità di raccontare che cos'è un luogo, nel momento in cui si immagina creativamente uno spazio urbano, un oggetto, dovrebbero poter avere spazio di cittadinanza, dovrebbero avere un luogo di espressione. Sì, stavo pensando proprio alla percezione dei luoghi, che sarà completamente da rivedere, no? Come dicevi appunto, da decifrare proprio, da elaborare come cittadini, no? Come cittadini dal piccolo frammento a ricostruire un po' l'identità collettiva, ecco. Quindi sarà bella, una bella avventura sicuramente, perché questa volta tocca a noi. Quindi, non si può che essere entusiasti di poter fare, di avere questa opportunità, nonostante tutto. Beh, nonostante tutto, certo, no, se si prende da questo lato si ha la responsabilità, ma è una responsabilità che comunque possiamo far diventare un riorganizzare in maniera anche migliore, no? Gli aspetti legati alla nostra, ai nostri percorsi, ecco. Non lo so, io ci sono altre riflessioni? C'è qualcuno che ha delle riflessioni rispetto alle ultime domande che ho fatto? Sì. Allora, forse c'è una manina. Vedo, guarda, allora vediamo. C'è una manina. Sono io, Luciano. Però... Ciao Luciano Pea. È un professore, Luciano Pea. Ti presento Maria Giovanna Cassa, vabbè, l'hai insomma sentita, però così, presentazioni online. Vai. Una riflessione da fare sul comportamento o sulla percezione del luogo. Si potrebbe fare anche, visto che la nostra accademia si occupa anche di design urbano. Il progetto cromatico della Torre Cimabue è di Orazio Garcia Rossi, che è interessante perché lui ha fatto parte di un gruppo che è il GRAV, in cui l'espressione individuale veniva messa in secondo piano per essere un'espressione di gruppo. Ho vinto pure una biennale con questo gruppo. C'erano le Parche, Sobrino e via dicendo. È interessante perché questo progetto era stato accolto, e quello che vedete è quella torre con le strisce verticali, che è stata poi, credo, ritoccata, perché all'origine, io la ricordo, era molto più suggestiva. Nasce appunto da questo rapporto con la percezione visiva del colore. Il grave è stata definita l'ultima avanguardia e quindi è interessante anche questo rapporto con la percezione cromatica. E questa torre aveva l'ambizione all'inizio forse anche di dare questo significato, questo messaggio di percezione cromatica in particolare. Ecco. Garcia Rossi, vabbè, potete vedere i suoi lavori, sono molto interessanti dal mio punto di vista. E trovate magari qualche riferimento a questo progetto cromatico della torre, che oramai è sbiadito da tanti anni. Va bene, nient'altro da dire. Grazie comunque della bellissima
bellissimo viaggio in questo mondo delle torri di San Polo. Le torri sono fonte di grandissima ispirazione, sempre da moltissimi punti di vista, infatti è proprio bella questa riflessione, grazie a Luciano, perché sì, ancora una volta se si riuscisse a... è molto bella provare a proprio a combinare tutti i punti di vista e le varie discipline per costruire un pensiero che sia più possibile multiverso, sfaccettato, ricco e che tenga insieme tanti punti di vista. È uno spazio estremamente interessante, quello. Sì, se posso intervenire, poi giuro, sto buona. Comunque l'artista è da sempre una figura che è portata ad osservare la realtà che lo circonda e sicuramente può essere, anche in questo caso, come diceva Luciano, anche pensare a quello che potrebbe ridefinire la città, anche degli interventi cromatici, può aiutare anche a reinterpretare la città, l'intervento cromatico o l'intervento, insomma, di opera che l'artista offre alla città. E in generale diciamo che spesso le opere degli artisti, adesso magari non è il caso di quello che c'è in particolare nel quartiere ora, però restituiscono spesso in maniera realistica il momento, no, storico, e ciò non con questo non voglio dire che ora bisogna raccontare solo quello che sta succedendo, però probabilmente ne troveremo traccia anche grazie all'intervento di alcuni artisti che sicuramente abbracceranno l'argomento, perché non è cioè è qualcosa che ha interessato un numero di persone, cioè ha interessato tutto il mondo, insomma, credo, non so se poi ho dato un là interpretativo alla cosa, però effettivamente con il colore si può riorganizzare realmente a livello percettivo lo spazio, come era successo per le torri, che forse come colore avevano grazie al colore avevano un impatto meno, come dire, meno non violento, via, però meno aggressivo nel cielo di Brescia, ecco, come è successo poi col termoutilizzatore, con l'intervento di Tornquist, eccetera, insomma, quindi ci sono queste chance anche cromatiche. Così. Vi ho ammazzati. Vabbè. Chi di voi, probabilmente Nausicaa ha riconosciuto, non so se è ancora tra noi online, se ha riconosciuto. Sì, ci sono, Camilla. Ciao, Maria Giovanna, complimenti. Anzi, ero incerta se intervenire perché mi sembrava più interessante lasciare spazio agli studenti. Dicevo, avrei riconosciuto che abbiamo attinto a piene mani al tuo lavoro quando abbiamo proposto di cartografare sì, i percorsi di salute e malattia e di benessere con i nostri utenti. Sì, 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 l'ho trovato molto interessante e tutta il tuo racconto di queste esperienze davvero. Ho trovato dei punti di congiunzione generativi, mi sembra. E in particolare la tua chiusura, apertura sul tema della, volevo sottolineare questo per rilanciare e in prospettiva anche dei workshop che faremo insieme, la tua chiusura, apertura, dicevo, sul tema della cittadinanza, della vera cittadinanza, di sguardi diversi e di poter intersecare, fare interagire diversi sguardi sui medesimi luoghi, ma appunto la tua considerazione sulla molteplicità delle possibilità interpretative di osservazione, di interpretazione e di abitabilità dei luoghi indagati mi sembra appunto che tratti un tema di grande attualità e anche che ponga delle sfide, insomma, in questo momento e non solo, una prospettiva di futuro. Quindi, ecco, volevo agganciarmi a questo e ringraziarti anch'io per questa bella esposizione molto interessante. Grazie.
Ci sono, Allora, chiarisco il discorso dei workshop, perché sennò resta il mistero per chi, perché è per due classi, che sono i primi anni di architettura di interni, design della decorazione. Faremo questi due workshop settimana prossima, dove useremo un po' il materiale che ci hanno offerto Nausica Pezzoni e Maria Giovanna Cassa. Le avremo presenti, quindi faremo il trio. Io farò da assistente. E così gestiremo un po' il discorso, perché magari altri non lo sanno. E non so se non ci sono altre domande, osservazioni. So che tutti poi risponderanno fedelmente alle domande che tu hai lasciato in chiusura, e sicuramente ci daranno un resoconto. Però io credo che lo farò, nel senso che... sono domande che sicuramente ci riguardano e riguardano il tutto e tutti proprio, e quindi sì, sicuramente sono un bello stimolo, però ecco, magari nell'immediato non avrei subito risposta, chissà settimana prossima, no? Intanto magari lasciamo il compito a chi ci sarà di sperimentarsi nella flânerie, esatto, provare a fare una passeggiata dentro nei 200 metri da casa propria. Dai, adesso non sono più 200 metri. Beh, è una sfida, potrebbero anche essere 5 metri. Alla fine si possono dipende dallo zoom che vogliamo dare. Più lo zoom è piccolo, più ci concentriamo sulla crepa, la frattura all'interno della pavimentazione, magari in cui scopriamo cose particolari, chi lo sa. O le forme. Ognuno può scegliere quanti metri, dai, facciamo grazie, così. Grazie per averci lasciato questa scelta così. Molto grazie. A parte la battuta, insomma, se non ci sono altre domande, se non vuoi approfondire altri aspetti, io saluterei tutti e ti ringrazio infinitamente. E sono molto curiosa di partecipare al workshop, ai workshop, perché io, essendo la prof, ho la possibilità di farli tutti e due, quindi sicuramente sarà per me un momento molto interessante. Ho anche dei colleghi che mi hanno chiesto informazioni, perché con un velo di invidia questa cosa, però sono già in tanti, quindi... Va bene, ti ringrazio molto. Grazie a voi. Grazie, grazie a tutti per aver partecipato, e insomma sono stimoli, e anche questa conferenza di Maria Giovanna sicuramente ci ha arricchito e ci ha stimolato anche a pensare, no, ai vari aspetti che ci riguardano. Vi saluto e ti ringrazio infinitamente da parte di tutti, di tutta l'Accademia ovviamente. Parlo per tutti. A presto. Okay. Grazie mille, a prestissimo. Ciao Maria Giovanna, grazie.